Mantova, mia zia ha avuto una bellissima bambina. Voi che avete fatto? Tu a Mantova e noi a scuola. Ah, la prof ci ha anche lasciato un tema per sabato. Tema? Che tema? Sull'amicizia, cara mia. Amicizia? E che ci scrivo? Lo dice a me? Ha detto che possiamo però trovare l'ispirazione dai libri. Dimmi, Petera, ci sono le ragazze del primo a catalogare i libri e a tirare giù tutti i libri del scaffale. La prof dice che deve essere rimessa a posto, la biblioteca deve ritornare viva. Ah, andiamo in biblioteca a posarci che troviamo qualcosa che fa il caso nostro. Andiamo a cercare questa ispirazione, va? Mamma dice che lo devo leggere, parlo di amicizia. Quando tu guarderai il cielo la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere. E quando ti sarai consolato, ci si consola sempre, sarai contento di avermi conosciuto, sarai sempre il mio amico. Carla, ma è vero? Hai detto Francesca che te ne vai? Sì, parto questa sera con il treno, vado a Mantova dagli zii. Fino a Mantova? E quando tornerai? E chi lo sa, forse dopo la guerra. Ma poi staremo insieme sia con te che con le altre. Non è vero, ti scorderai di me e non tornerai più.